alle 5:30 in punto vi do il benvenuto da parte del Centro Studi del Teatro Stabile. Ringrazio vivamente, ecco che arriva anche Massimo Popolizio, che quindi non è in ritardo, neanche, perfettamente puntuale. Si dice romanico. Ringrazio i molti che hanno collaborato a questo appuntamento, a cominciare dai docenti di storia del teatro dell'università. Alcuni sono sparsi qui, e in particolare la professoressa Federica Mazzocchi, che conduce l'incontro. E ringrazio anche il mensile L'Indice, che ha organizzato un vero e proprio corso di 4 lezioni dedicato a Lehman Trilogy, in collaborazione con il Polo del Novecento. E di queste 4 lezioni questa è la 4ª puntata per loro, o comunque per tutti gli altri. Benvenuti, e do la parola alla professoressa Mazzocchi per il dialogo con tutti gli attori che sono qui in prima fila. Salire per primi i fondatori, andiamo ovviamente in ordine di apparizione, quindi Massimo De Francovic, Fabrizio Gifuni, Massimo Popolizio, e chiamerei già anche Philip, la seconda generazione, detto alias Paolo Pierone, naturalmente, quindi se vi volete accomodare. Bene, benvenuti allora a tutti, ancora molte grazie allo Stabile per questa bella occasione di incontro per uno spettacolo davvero così importante, con un gruppo di attori straordinariamente importante. È anche molto bello, credo, per noi vedere tante generazioni di attori ronconiani in un lavoro comune, a confronto, perché ci sono insomma i decani Massimo Popolizio e Massimo De Francovic, e poi le successive appunto generazioni che hanno lavorato molto, che hanno costruito e si sono formati appunto parte del loro percorso con Luca Ronconi. È una occasione estremamente preziosa per noi, vedo anche molti studenti, ci sono studiosi, colleghi, molto preziosa di continuare a riflettere sull'ascito, sull'eredità, sul piano linguistico, sul piano poetico, espressivo che rappresenta appunto il teatro di Luca Ronconi. Questo è davvero un testamento, questo spettacolo, non solo perché è l'ultimo, come sapete purtroppo, ma anche perché è una sorta di distillato, di concentrato di molte delle invenzioni, delle scoperte, delle grandi soluzioni poetiche che Luca Ronconi ha elaborato nel corso degli anni. È davvero una specie di opera quintessenziale della sua poetica, a cominciare dal testo, che è davvero un oggetto ronconiano, perché, come scrive nella sua bellissima prefazione all'opera pubblicata da Einaudi, è una specie di, ha una natura ibrida con molti linguaggi diversi, dalla saggistica al romanzo. Ci sono questi squarci straordinari, fascinosissimi, quasi da psicologia del profondo, con i sogni dei personaggi. Poi si torna al dialogo, e su tutto aleggia, incarnato dai vari personaggi, una specie di narratore che tutto vede, tutto sa, e che tiene appunto i fili della vicenda. È uno spettacolo che mi ha affascinato moltissimo sul piano registico. Vorrei poi coinvolgere Massimo Popolizio successivamente anche su questo punto, perché mi pare che sia una regia. Noi conosciamo Ronconi con un segno anche molto imperativo, qui a Torino è indelebile il ricordo di molte sue regie, ma in particolare
degli ultimi giorni dell'umanità, in cui entrambi eravate fra i protagonisti, dove davvero c'era il dinamismo di quel segno, era molto appariscente, macroscopico. Qui la regia si fa in un certo senso, direi, implicita, tutta ritmica, tutta giocata sul montaggio, e questa griglia viene affidata a loro, agli attori che la spingono, la portano, la svolgono con una lucidità e una sicurezza che davvero è sbalorditiva. Io l'avevo già visto a Milano, l'ho rivisto e ne ho ritrovato davvero tutta la bellezza. E mi ha affascinato molto anche sul piano dello spazio scenico, perché questa scatola bianca, molti fra voi hanno visto lo spettacolo, quindi avete in mente quelle immagini, è davvero una specie di massima valorizzazione del corpo dell'attore, della parola dell'attore, che si staglia, come davvero si ritaglia su questo spazio bianco. E mi pare che questa ultima grande opera ronconiana sia davvero una specie di esplicito e dichiarato atto d'amore per il lavoro degli attori. Ma voglio ridurre al minimo le mie parole, io interrompo la mia breve presentazione, perché davvero l'occasione è troppo preziosa per non coglierla immediatamente. Loro sono un po' un archivio vivente del teatro ronconiano, perché ne hanno incorporato le tecniche, le metodologie, tutto questo grande sapere che rappresenta una parte assolutamente decisiva della storia del nostro teatro, e che attraverso il loro lavoro continua ad affermarsi e continua ad esistere. Dunque vorrei proprio partire da qui, vorrei partire dal rapporto con Luca Ronconi, attraverso qualche domanda relativa alla costruzione, alla funzione dei vostri personaggi, e vorrei partire appunto dal fondatore della dinastia, Massimo De Francovic, cioè Henry Lehmann, il primo a posare il piede sulla banchina del porto di New York, da cui poi parte tutta la saga e la vicenda, che è estremamente ampia, come sapete. Massimo De Francovic dà in un certo senso il passo ritmico a tutta la prima parte, ne è in qualche maniera il cominciamento e anche il principio ritmico, appunto. E volevo domandare, approfittare insomma di lui, se può condividere con noi l'inizio, ecco, il principio, le tappe a suo parere più significative nella costruzione non solo della funzione del suo personaggio nello spettacolo, ma anche del rapporto di Ronconi rispetto al testo, quali sono state appunto i primi problemi, le prime scelte che il regista ha compiuto in questa grande opera. Dunque, vorrei parlare brevemente della genesi di questo spettacolo. Il testo è stato pubblicato da Einaudi ed è un lungo monologo, si può dire, molto lungo, infatti è stato tagliato, e basta, cioè è tale e quale, ma non è attribuito a personaggi. Quando Ronconi l'ha letto se ne è innamorato, tant'è vero che ha fatto un'introduzione bellissima al libro, e si capiva che aveva in mente di metterlo in scena. Quando l'ha messo in scena ha scelto degli attori, dopodiché insieme a Massini è stata fatta la distribuzione, che è la cosa più importante in realtà di questo spettacolo, cioè i vari pezzi sono stati distribuiti agli attori secondo l'idea che avevano Ronconi e Massini. Poi sono cominciate le prove e lì ci sono stati dei cambiamenti, per cui poteva darsi che uno che aveva imparato forsennatamente a memoria un lungo pezzo, al 15° giorno di partenza, senti, allora guarda, il tuo pezzo lo fa
Fabrizio Falco, l'equilibrista, e il pezzo viene a te, quell'altro, e quindi uno deve ricominciare a studiare a memoria. Però mano a mano così è stata fatta la distribuzione. Noi a quel punto lì, verso il 25° giorno di prove, non capivamo molto come sarebbe andata a finire la cosa, ma Ronconi aveva un'idea molto chiara, soprattutto dell'immagine, che c'è stata subito questa immagine bianca dove avviene tutto. E continuavamo a chiederci se l'attribuzione delle cose da dire, no? Chiamiamoli personaggi, lui non voleva, diceva figure, se le situazioni ci tornavano in qualche modo, i movimenti. Poi piano piano ci siamo resi conto che quelle parole non potevano essere dette che da quella persona, quell'attrice o quell'attore, che quel movimento, che a noi ci sembrava inizialmente poco chiarificatore, in realtà non potesse essere che quello. Questo ce ne siamo resi conti dopo, soprattutto anche vedendo delle immagini nelle quinte sui teleschermi che ci sono. Era veramente impressionante come i movimenti non potevano che essere quelli. E quindi era una cosa che lui ha elaborato, Ronconi, durante le prove, ma che aveva ben chiara almeno al 70% della sua testa. Poi io non potrei dire altro, perché posso dire che per me è un momento particolare, perché qui c'è stato il primo spettacolo che io ho fatto con Ronconi, che era Strano Interludio, 26 anni fa, che era lo spettacolo inaugurale dello Stabile di Torino allora, e torno qui a Torino, poi ci sono stato altre volte, con il suo ultimo. È una cosa così che abbastanza intensa che io provo, ecco, io non ho altro da dire. Molte grazie, proseguirei proprio cogliendo uno spunto molto interessante appena detto da De Francovic, continuerei il giro con il secondo fratello che giunge a cominciare a completare l'opera, che è Emanuele, appunto Fabrizio Gifuni. Mi colpiva questa testimonianza in relazione anche al movimento, alla scelta del movimento, alla costruzione dei movimenti, perché quello di Ronconi, sappiamo, è un teatro di parola, dove la parola diventa davvero il fuoco centrale del progetto. Tuttavia c'è una elaborazione, una costruzione, una partitura gestuale, in particolare in tutti, ma quella di Emanuele forse è quella anche più a leitmotiv, che torna con una cadenza regolare, e dunque anche a Gifuni volevo chiedere come è andata componendosi appunto la figura di Emanuele, per riprendere ancora. È un po' difficile fare, per me, fare macchina indietro e ritornare alle prove. È un po' difficile perché si confondono, forse come è naturale che sia, anche i momenti, le indicazioni successive, i tempi di maturazione, quelle cose che naturalmente in quello spazio ridotto della prova, che era abitato naturalmente in maniera straordinaria da Ronconi, che era chiaramente il creatore, no, di questo. Però tuttavia c'erano, come è naturale che sia, dei momenti in cui anche gli attori provavano non soltanto a tradurre, ma anche a proporre, senza dirlo ovviamente, senza dire io farei così, però ci si trovava in questo spazio neutro, in questa scatola bianca, quando è finito il lungo periodo, diciamo, di tavolino, quello che si chiama il tavolino, cioè il lavoro sul testo. Ed è difficile, ad esempio, per me ricordare, mi ricordo esattamente alcune indicazioni precise di movimento, alle volte minuziosissime, cioè un braccio, un polso,
insomma, mi ricordo nella scena con nella scena centrale con Massimo, alcune indicazioni che andavano proprio a colpire gli snodi del corpo, cioè proprio la mano così, e tante altre zone in cui il movimento invece si è formato naturalmente. Questo un po' è sempre così, nel senso che è un incontro, l'incontro tra il corpo dell'attore e il corpo del regista, prima ancora di incontrare i corpi degli spettatori, lavora su queste dinamiche continuamente. Luca era molto preciso, naturalmente, era molto preciso, e quello che posso dire è che, diciamo, condividendo quello che diceva Massimo, è che tante volte Luca dava delle indicazioni non soltanto di movimento ma anche sulla natura del testo, che noi cercavamo di produrre più per una, come dire, una totale fedeltà e una totale fiducia nel suo sguardo, ma che ci rimanevano oscure, e che nel corso del tempo, alle volte anche durante le repliche o addirittura durante la ripresa di maggio o durante la ripresa della settimana passata, si chiariscono, si andavano chiarendo ulteriormente, cioè come se il corpo abitasse sempre più organicamente anche quelle linee direttrici che venivano, che Ronconi aveva ben chiare in testa. Cioè, io ad esempio non mi dimentico, Ronconi stava dietro al tavolo e molto spesso aveva una matita in mano e faceva come una panoramica cinematografica, stringeva un po' gli occhi e con questa matita guardava la scena e ricostruiva. Il lavoro sul movimento è un lavoro anche molto cinematografico. Luca non ha mai fatto cinema, credo che ci fossero delle idee che non sono mai andate realmente in porto, e a tutti ci rimarrà il dubbio di che cosa, di che opera straordinaria poteva essere un'opera filmica fatta da Ronconi, ma nonostante la chiave sia una chiave molto spesso anche antinaturalistica, antipsicologica, c'è il lavoro sul corpo è un lavoro molto cinematografico. Cioè, ad esempio, l'uso dei primi piani, dei campi medi e dei campi lunghi è una cosa che Ronconi, che forse ha fatto soltanto Ronconi nel grande teatro di regia di questo paese. Una capacità istintiva di sapere quando l'attore, la battuta e il testo devono essere in primo piano, in campo medio e in campo lungo. E naturalmente questo in una disposizione che comprende più personaggi, più testi e più battute contemporaneamente. Cioè, lui sapeva esattamente quando Maier doveva stare in primo piano, Emanuel in campo medio e un altro in campo lungo, no? E questa cosa noi l'abbiamo scoperta un po' come succede al cinema, davvero, con i grandi autori, in cui poi quando vedi il film riesci a capire il senso dell'inquadratura precisa, netta, che aveva in quel momento il regista, e tu in quel momento stai occupando una porzione di set, ma non hai esattamente la coscienza di quello. Quindi, da questo punto di vista, un'esperienza davvero, davvero gigantesca. Io personalmente, diciamo, nei miei spettacoli, ma non soltanto nei miei spettacoli, sono abituato a... cioè, ho proprio una necessità fisica di un grande uso del corpo, partendo sempre dal presupposto che la voce è corpo, cioè non c'è il corpo da una parte e la voce dall'altra, ma la voce è la parte più misteriosa del corpo, è quella che nasce organicamente dal respiro e di cui conosciamo abbastanza poco rispetto a tutti i percorsi, a tutti i tragitti che fa. E quindi, diciamo, questa cosa che tu sottolineavi, cioè che il fatto il personaggio di Emanuel in qualche misura lavora molto
col corpo, non soltanto perché si chiama il braccio, che anzi questa era una cosa che Luca detestava, no? Cioè, non è che sei il braccio e quindi fa il braccio, non fa il braccio, per favore. Queste cose qui. Però può darsi che io naturalmente, durante le prove, lavorassi di più col corpo e che Luca avesse iniziato a lavorare anche su quello, anche a come contenere molto spesso, no? Questa cosa qui. Quindi, vabbè, inutile dire che per me, come per tutti, ognuno in maniera diversa, a seconda dell'esperienza, ad esempio io non sono, tecnicamente non posso definirmi un attore ronconiano, ammesso che significhi qualcosa, diciamo, diciamo ronconiano nel senso che uno ha avuto un'esperienza lunga di lavoro con Luca, io no. Sono credo quello che all'interno della compagnia l'ha avuta meno di tutti, perché l'ho incontrato 2 settimane in accademia e poi l'ho rivisto per questo spettacolo. Però credo che per tutti, per chi ha fatto 35 spettacoli come per chi ne ha fatto uno, questa esperienza è un'esperienza irripetibile e unica da tanti punti di vista, non ultimo insomma il momento storico che ha riempito questo spettacolo di una magia che prescindeva da noi, proprio che prescindeva da noi. Un'ultima cosa che dico velocissimamente, che mi ha molto colpito, è che tutta questa costruzione, il movimento, la parola, il testo, la terza persona, i dialoghi, era come se Ronconi tendesse questa corda dell'arco senza che noi ce ne rendessimo conto, e noi siamo arrivati alla prima, diciamo proprio alla prima, neanche alla prova generale, alla prima, come se lui avesse lasciato per la prima volta questa corda dell'arco e noi fossimo entrati in scena così e tutto funzionava da solo. Ecco, questa è la cosa più magica che io ho di questo spettacolo, cioè come se lui avesse fatto veramente un atto, un piccolo atto magico, no? Prendendo i nostri corpi e caricandoli ognuno a seconda del peso specifico in una direzione, poi avesse lasciato e si è detto, oh, ora tocca a voi, no? Però c'era una leggerezza del corpo, della parola, del rapporto col pubblico, che è una cosa molto, molto speciale e che credo abbiano soltanto i grandissimi maestri. Io, diciamo, l'unico riferimento che avevo e non è poco, è stato l'unico maestro che Luca riconosceva come suo maestro, che è stato il mio maestro, che è stato Orazio Costa. E Costa aveva questa particolare magia, cioè di fare delle cose di cui tu non ti rendevi conto, che avevano a che fare proprio con il peso specifico dei corpi, e tu ti ritrovavi nello spazio a fare delle cose abbastanza uniche. Basta. Forse c'è in ordine di apparizione, ora è il turno di Maier. Entrambe le testimonianze sono state veramente molto interessanti. Mi ha affascinato molto questo discorso di Gifuni sul cinema. Mi chiedevo, ascoltandolo, se Ronconi avesse l'abitudine di disegnare, di fare come degli storyboard, ma non lo so, era una curiosità che mi veniva. Effettivamente questo senso di massima fluidità anche della regia, che poi invece è un lavoro complessissimo, come è ben intuibile, ma in cui tutto sembra appunto prendere un ritmo e una fluidità assolutamente... come se fosse la cosa più semplice del mondo. Volevo appunto chiedere a Popolizio non soltanto un commento, un insieme di pensieri sulla sua funzione all'interno dello spettacolo, ma anche una sua valutazione proprio dal punto di vista registico. Le responsabilità, no? L'idea di montaggio è giustissima, è una vecchia idea. Cioè, l'idea fondante che ho capito quando ero anche ragazzo, il montaggio è la base del lavoro di Ronconi. Non scriveva, non faceva storyboard, perché lo storyboard era di prova in prova. Cioè, esattamente come il montaggio, per cui tu monti vedendo quello che ti precede e pensi quello che segue, lo devi vedere. Quindi ogni prova di Ronconi era un pezzo di montaggio.
Cioè, non poteva scrivere la sua storia, perché la storia era in relazione a ciò che la prova ti dava. Per cui, perché le prove di Ronconi sono faticose? Perché le prove di Ronconi non sono un ripasso di ciò che hai fatto ieri, sono una riprova di ciò che hai fatto ieri, sulla quale lui riesce a montare il successivo passo. Sai, guardati, quando c'è questo profluvio di parole che Macbeth fa ridere in confronto di ciascuno di noi, cioè personaggi, cioè, i più grandi personaggi della storia del teatro hanno la metà delle parole che diciamo noi. Quindi il problema fondamentale è che, diciamo, come le affronti in piedi queste parole, capito? È stato fondamentale, cioè, non so, ci sono anche degli attori allievi, la prima cosa è a chi le dici, perché c'è nessuno molto spesso, quindi non c'è, cioè, molto, qualcuno la dice a te, ma qualcuno non la dice a nessuno, quindi proprio è stata una sorta di Kama Sutra, se mi permetti la parola, un Kama Sutra generale, capito? Di trovare tantissime soluzioni a ogni cosa, non c'era una soluzione per una cosa. Tant'è che i due spettacoli, le due parti, sono estremamente diverse, proprio perché, come dire, di fronte a una scrittura diversa, la soluzione doveva essere diversa. Anche questa è una cosa scema, ma mentre Fabrizio parla, io che faccio? Lo guardo, sto fermo, guardo il pubblico, faccio, ha ragione, eh? Amico, che faccio? Per cui diciamo, è una sorta di grande ballata dove dei paletti registici sono molto forti, quindi sai benissimo cosa, più che cosa devi, cosa non devi fare, no? Cosa non devi fare. All'interno, hai usato una parola all'inizio, fantastica, diciamo, l'andamento ritmico, che è fondamentale di questo spettacolo, in cui che il ritmo non è per tutti lo stesso, c'è un andamento ritmico che è diverso sia per attore, sia per parte, sia per scene, però comanda, è l'andamento ritmico che comanda, ma tu non sei soltanto un esecutore dell'andamento ritmico, sei anche chiamato, passami il termine, a, fra virgolette, partecipare a questo andamento ritmico. Quindi se, come partecipi a questo andamento ritmico? In maniera psicologica? Mi pare che non è possibile. Ti immedesimi nella patata? È un po' difficile immedesimarsi una patata. Quindi hai, come dire, una serie di appuntamenti attoriali, di esperienza attoriale, per cui è un insieme, io dico che è un insieme di varie modi di fare, con un risultato, secondo me, che è un barocco al contrario, cioè abbiamo visti, no, fuochi, lampade, cioè robe, sedie che girano, spettacoli pazzeschi, treni, atti, qua che sembra tutto pulito, è un barocco al contrario, perché in realtà è un barocco della Madonna, perché sotto sono in 12 a muovere quelle pedane, però è, come dire, è uno spettacolo in cui lui lavora a togliere e non lavora a mettere. E come sempre si sa, che non è una cosa, cioè una cosa nota, la semplicità è il frutto della massima costruzione, non è ciò che ti viene di primo acchito da fare. Quindi lo studio che abbiamo fatto, il lavoro che abbiamo fatto è stato un lavoro in progress, dove, così come Massimo, Fabrizio hanno detto, ci rimetto la firma, ma dove, che stava a fare? Cioè, che ci guardavamo, cioè, ma che stiamo facendo? Ed è, sai, molto spesso ci sono dei testi in cui, degli spettacoli in cui dei bravi attori possono risolvere anche se la regia è debole. Cioè ci sono dei testi in cui, degli spettacoli in cui è talmente codificato quello che fai che puoi farne anche una regia dall'interno, non so se riesco a spiegarmi. Questo è veramente uno spettacolo che non si poteva neanche immaginare se non ci fosse stato un capitano fuori proprio a dirti esattamente le coordinate e ad affidarti, come ha detto Fabrizio, al capitano completamente. E questo capitano non era il capitano
Cioè, era un altro capitano. Cioè, era un capitano che andava per finezza. E un capitano che, ti ricordi, Massimo, quando noi abbiamo fatto tante filate. Facciamo la filata, vieni giù. Giù per gli appunti. Tu, lingua, tu, lingua. Cioè, dicevamo, ci guardavamo, cioè, cazzo, ma fa sempre centro. Cioè, nella, diciamo, nella mancanza di forza fisica che aveva in quel momento, la, cioè, quindi la concentrazione di ciò che vedeva, no? E poi ciò che ti doveva dire, se funzionava o no, era pazzesca, perché aveva poco tempo e poca forza per fare centro. Per cui la concentrazione era massima per, capirlo, per dirti la cosa. Io ho assistito anche a un Ronconi che muoveva molta aria, cioè che faceva tanto casino per dirti una cosa giusta, cioè che faceva tanto rumore, sfondava le sedie, buttava i divani, perché doveva dire una cosa. Quindi qui non c'era più che la forza era poca e doveva essere diretta al centro. Ed è stato un momento unico, permettete, adesso chiudo, perché questa è una compagnia che, come hai detto giustamente, ha diverse generazioni, generazioni di cui ci sono molti rappresentanti. Ti dico una cosa un po' intima, però mi va di dirla, perché siamo noi, soltanto perché ci siamo noi, perché c'è il pubblico, però soprattutto a noi. Noi abbiamo assistito, noi abbiamo sofferto la mancanza del capitano, no? Il capitano non c'è stato più. E il capitano non c'è stato più dopo pochi giorni della messa in scena. Cos'è successo? Un fatto, secondo me, che serve umanamente a tutti, cioè la compagnia si è stretta, cioè la compagnia è diventata un blocco unico, come dire, un qualcosa di veramente irripetibile. Io ho 55 anni, ho fatto tanti spettacoli, ma non mi era mai capitato, e credo non mi capiterà, c'è questo tipo di unione stretta fra persone. E diciamo che, volgarmente, vuol dire che la mancanza di una persona ha dato vita a un'altra, capito? Cioè, ha dato vita a una forza. E questo abbiamo fatto fatica a riprendere quando abbiamo ripreso, perché tu immagina, riprendere uno spettacolo di 5 ore senza un capitano non è facile. Abbiamo fatto fatica, ma abbiamo fatto appello, in un certo modo, a qualcosa di interno, almeno per quanto riguarda, capito, di estremamente necessario interno, che ci ha riuniti un'altra volta. E a prescindere dai risultati, meraviglioso, critiche, premi, eccetera, la forza di questo spettacolo è l'insieme umano. Questo. Questa coesione che, insomma, va al di là di un lavoro, di un semplice lavoro fatto insieme, è davvero una forza di gruppo straordinaria. Grazie anche per la sua testimonianza. Volevo a questo punto chiamare alla parola Paolo Pierobon, che sono molto d'accordo che c'è un cambio, è molto evidente che c'è un cambio sul piano non solo narrativo, ma anche proprio sul piano ritmico, espressivo, con la presa, diciamo, la progressiva presa del potere di Philip, che mi pare sia il personaggio, la figura che comincia ad aprire, appunto, al Novecento, anche con tutte le sue scissioni, la compulsività di Philip, che è peraltro straordinaria anche sul piano comico, perché Pierobon ha dei pezzi, quello delle mogli è indimenticabile, ma comincia a immettere dei germi di nevrosi e quasi psicanalitici, che poi verranno tutti subiti, raccolti e amplificati dal figlio Bobby, che sarà poi davvero una specie quintessenza di tutti i guasti psicosomatici. Volevo appunto chiedere anche a Paolo Pierobon la costruzione di questo uomo del Novecento che comincia.
la costruzione di questo uomo del Novecento. Io sposo tutto quello che hanno detto i miei colleghi, quindi non so più cosa dire. Devo dire questo, che è vero, il mio personaggio arriva a pagina 80, quindi i miei colleghi arrivano 2 ore prima in teatro per la loro concentrazione, io prima di entrare in scena passano 3 ore, quindi la nevrosi aumenta in maniera clamorosa, aiuta molto la mia compulsività di cui parlavi prima, e attacco subito con questa scena infantile da bambino che entro, eccetera, dove per un attimo sedo la mia nevrosi, poi parte questa cosa raffica, che il buon Luca mi ha detto di fare così, e che, insomma, come diceva prima Massimo Popolizio, è vero che c'è un ritmo, ognuno ha il suo ritmo, ognuno porta un'aria nuova, porta un vento, che però è tutto magicamente coordinato da questo gioco di squadra, per cui non è mai la solo o la cosa, cioè è sempre uno scambio di palla, anche se nella prima parte si potrebbe equivocare su tutti i pezzi, uno c'ha il suo, uno c'ha quello, uno c'ha quell'altro, però alla fine è tutto molto, come dire, compenetrato in qualcos'altro che è la vera qualità di questo spettacolo. Sì, il mio personaggio parte da, appunto, cioè la prima zona pionieristica di mio zio, di mio padre, eccetera, e poi si arriva alla holding, si arriva a investire soldi per fare soldi, si arriva alla new economy, si arriva a tutto questo, non arriveranno mai al 2008, alla caduta delle Mantovici, perché finisce intorno agli anni 60, primi anni 60, però il tragitto è forte e io proprio vado a cavallo tra i due pezzi dello spettacolo, prendo, diciamo, lo spettacolo verso la fine, a 3/4, e poi lo riprendo all'inizio fino a quasi metà della seconda parte. Che dire, tutti hanno ricordato un po' il metodo di Luca, o quello che faceva Luca in prova, eccetera, eccetera. Io non so cos'altro dire, se non che, appunto, parlando un po' forse di cose un po' più concrete, anche c'era una generosità quasi sovrumana da parte sua, in virtù proprio del fatto che stava male, e io credo di non aver mai incontrato proprio come una persona di questo tipo, capace di dare comunque oltre a quello che era già sufficiente, proprio era di una generosità e di una forza incredibile, sapeva modulare questa forza, perché appunto sapeva centrare benissimo anche quando aveva la sua debolezza fisica, era perfettamente lucido in qualsiasi cosa ti potesse dire, esprimere, eccetera, eccetera, a maggior ragione qui nel Lehman, dove ci ha dato a tutti un grandissimo regalo, ecco, credo proprio a tutti quanti che hanno partecipato a questo spettacolo. Una cosa che andava proprio oltre anche la regia teatrale, l'insegnamento teatrale, eccetera, almeno per quanto mi riguarda personalmente, proprio un esempio di comportamento, proprio di etico. Posso cedere la mia sedia? No, cedo io a... Chiamerei allora Bobby Lema, Fausto Cabra, Francesca Ciocchetti anche, e anche Leila Fernandez. C'è ancora un posto che viene, Fabrizio e anche Denis. Ci mettiamo un po' in piedi. Ma si deve anche su ciò. Grazie.
C'è la sedia vuota. Arriviamo all'ultimo dei Lehmann, che è Fausto Cabra, Bobby Lehmann, che ha una grande ah no, scusate, la cronologia, l'ordine di apparizione, naturalmente, tra l'altro anche Roberto Zibetti, Herbert Lehmann ha una serie di parole chiave che sono indimenticabili. Il suo mantra è lo aspettiamo nello spettacolo, quel non sono d'accordo, che è davvero una specie di goccia che cade ricorrente, che dà un ritmo musicale estremamente affascinante. È speculare infatti alla figura di Bobby, perché sono anche due personaggi come dire, un po' antagonisti, nel senso che c'è una sofferenza, diciamo, della figura di Bobby rispetto a questo cugino Herbert, sempre, che fa sempre la cosa giusta, no? Che sembra non... anche qui mi sembra che Ronconi ti abbia dato una caratterizzazione molto netta. Sei una figura molto ritagliata, anche proprio sul piano visivo, no? Sembri già un giovane, già maturo, già nato un po' vecchio, non so come esprimerlo. E volevo chiederti appunto anche qui quali sono stati i punti, le messe a fuoco sul piano del linguaggio, sul piano ritmico, per far apparire questo strano principio di contraddizione ambulante che è Herbert, che ha questa funzione sempre di smontare anche la... creare traumi nella tua, come dire, antagonista Bobby. Sì, hai detto bene, dunque, quindi hai detto molto bene, è un antagonista e ha una funzione antagonista, per cui, insomma, riprendendo questo tema del grande regalo fatto a ciascuno attraverso un lavoro squisitamente tecnico, per me è stato proprio questo, cioè imparare ad essere una funzione all'interno di un complesso corale, e non dico subordinare, ma privilegiare un atto esecutivo su un atto interpretativo. Io, questo di nuovo, io ho lavorato con Ronconi su Aminta e ricordo perfettamente che a un certo punto, io ero acerbo, provavamo poco, tasso difficilissimo, però lui mi disse: ma fai una cosa strana, cerchi le emozioni dentro le parole. Sembra che cerchi le emozioni dentro le parole, cose che per un attore, almeno nella fase romantica, come dire, abbastanza naturale, tant'è che io dissi sì, e lui mi rispose: allora dovresti, credo tu abbia sbagliato, dovresti comprarti un biglietto e andare dal lato degli spettatori che trovano delle emozioni nelle... E poi corollò, disse un'altra frase che per me rimase, me ne ricordo bene, disse: grazie a Dio siamo cinici. Che sembra una contraddizione, in realtà con Luca parlava sempre in termini molto specifici, aveva una mamma professoressa di latino e greco, per cui quando usava i termini italiani li usava con grande, grande specificità, e il cinismo che intendeva lui è un cinismo in osmosi con la realtà, in protezione da una realtà che è troppo complessa per essere affrontata in forma romantica, tant'è che lui ha sempre avuto un atteggiamento decisamente positivista rispetto a lui, tutto stava scritto, semplicemente si trattava di, come Hitchcock che diceva, il film è scritto, basta farlo, fondamentalmente per lui era questo, è scritto, io vedo quello che posso fare. Per chiudere, è stato, lui mi diceva di questo non sono d'accordo, su cui siamo andati avanti a lungo, peraltro su cui lui specificava non è non sono d'accordo perché questa sarebbe la terza plurale, ma è una negazione della prima, per cui non sono d'accordo, ma soprattutto lui intendeva, diceva, questo è questo che per me è stato veramente interessante, non è un personaggio, è una finta opposizione quella che fa Herbert Lehmann, è una opposizione che lui definiva farisaica, cioè è un'opposizione in realtà di interesse, per cui deve avere la stessa forza affermativa che hanno tutti gli altri, non può essere in una posizione o di vittima o peggio ancora di lamento. Infatti lui mi diceva: non me lo fare affermativo al primo livello, perché altrimenti sembri un 68ardo petulante. Ricorda che fu la cosa che mi fece scattare questo. Molte grazie. Fausto Cabra ha un grosso peso nello spettacolo, nella seconda parte, anche proprio
il suo personaggio anche sul piano fisico è spesso riverso su una sedia, schiacciato da questa, figura incombenti, non ultima quella della moglie, ma insomma poi chiediamo dopo a Francesca il suo commento. È una figura molto che mi ha interessato moltissimo perché, come dicevo, sviluppa e amplifica i tratti del padre, e quindi questa dimensione di nevrosi e di sofferenza, anche di scissione, diciamo, di scissione che è così fortemente legata poi appunto anche al segno novecentesco. E volevo chiedere appunto a Fausto Capa, che ha l'unico pezzo di musica, tranne la canzone che c'è nella prima parte, è uno spettacolo dove c'è pochissima musica, ecco, è uno dei brani lunghi, questa specie di twist indiavolato con cui tu ritmi tutto tutta la parte conclusiva poi prima della grande mostrificazione in arrivo. E volevo chiederti appunto, è una parte molto ampia, molto, molto complessa, volevo chiedere anche a te una testimonianza rispetto a questa, a come affrontare una complessità così impegnativa. Sì, in generale questo spettacolo, almeno dal mio punto di vista, ma era quello che Ronconi anche mi diceva, è la storia di una mutazione genetica, un'involuzione, comunque passando di testimone in testimone c'è una piccola mutazione genetica che entra e proprio l'animale scenico cambia, cambiano le direttive, cambia... cioè, vedendo la prima parte, vedendo soprattutto i tre capostipiti, a me viene da dire: ma io quella cosa lì non la faccio, faccio totalmente un'altra, perché loro hanno proprio un rapporto diverso nei confronti anche del testo, della figura. Se nella prima parte è evidente che l'interprete e la figura che porta, che l'interprete porta in scena, sono scissi. Tu vedi l'esecutore e vedi contemporaneamente la figura che l'esecutore sta portando in mano, ma vedi come l'esecutore gioca con il testo e giocando col testo traspare una figura. Andando avanti questa distanza si riduce sempre di più, finché, ma anche nella mia stessa interpretazione, nella prima parte sono meno, diciamo, chiamiamolo, la figura e l'interprete sono un pochetto più separate. Più si va avanti, più questa distanza si accorcia. E io mi ricordo chiaramente una volta mi ha detto: tutta la parte finale devi fare schifo a vederti, devi mostrificarti al punto che diventi una larva umana. In teoria la resistenza più grossa che io ho avuto è dico: ok, sto portando in scena Bobby Lehman, e Bobby Lehman nella storia reale è in realtà il più geniale di questa famiglia, perché inventa il consumismo e lo impone a tutto il mondo. Inventa parte del sogno americano, fonda la Paramount, fonda i supermercati in giro per tutto il mondo. A livello di Philip Lehman, la Lehman ha una ventina di dipendenti a New York, passa a Bobby Lehman e diventa un fatto globale. Hanno migliaia e migliaia di dipendenti in tutto il mondo. Quindi dico: ma non è uno stupido? Però pian piano, andando avanti col lavoro, lui invece lavorava a un altro livello. Mi ha detto un giorno: non stai portando in scena solo Bobby Lehman, stai portando in scena la metafora dell'uomo del Novecento. Ed è esattamente così. Più si va avanti, più sembra che il terreno scivoli sotto il piede. E tu sei sempre più, subisci sempre di più quello che accade. Questa cosa è per me stata una prova molto interessante, perché ogni scena era come se dovessi spostare l'asticella proprio nello stile recitativo sempre più in là.
ma vedendolo anche da distanza sembra anche una grossa panoramica sul teatro, perché ognuno di noi porta una tipologia di essere attore diversa, e non solo ognuno di noi nelle varie fasi dello spettacolo, una cosa molto sottile, ma il twist finale potrebbe stare in uno spettacolo di La Tella. È tutto fisico, nel Novecento iniziano le amplificazioni, iniziano le luci, prima non c'erano, iniziano le musiche, gli effetti sonori, e non può, io guardando Massimo nella prima parte non posso non vedere anche il primo passo di Ronconi a 18 anni all'Accademia. Cioè, e queste, tutte queste generazioni di attori che si susseguono in questa, è per quello che quando tu dici che è una sorta di testamento, è anche quello. E la bellezza di questo grande requiem è anche il fatto che chi muore non muore davvero. Quello che diceva Massimo, bellissimo, del fatto che la compagnia sia unita, in realtà questa unione è stata anche un progetto di Ronconi, e probabilmente è il più grosso lascito che lui, almeno a me, ha fatto, e probabilmente è anche una direzione che indica al teatro, nel senso di dire che gli attori sono Massimo che muore per primo, mi accompagna anche Bobby fino alla fine. Io non sono da solo nel portare il peso di questa Lehmann. Ho accanto, in teoria dovrei essere schiacciato non solo dal padre Philip, ma anche da questi grandi interpreti che sono venuti prima di me. E uno dice, ma mi cago addosso a venire dopo questa selva di bestie. Però questa selva di bestie, Ronconi me le ha messe accanto, che mi aiutano, che mi prendono per mano, che mi supportano, che mi stanno vicini. E questo penso faccia parte un pezzettino di questo testamento, di non avere paura, che probabilmente le cose non finiscono se uno non vuole farle finire, e si è dentro un fiume, e questa è la storia di una morte, ma è una storia di persone che non muoiono davvero, restano, se uno le riesce a vedere. Quindi è una storia certo di una mutazione genetica spaventosa, ma se uno la guarda è anche una storia di fiducia, e soprattutto la fiducia nella parola, che è un patto tra noi e lo spettatore, e questo è in un mondo di teatro che ha fatto dell'immagine l'unico vero grosso diciamo idolo da seguire. Il fatto che Ronconi ci lasci una cosa che è un ristabilire una fiducia nel fatto di dire che la parola è un ponte tra noi e lo spettatore, e dello spettatore non bisogna avere paura. L'immagine in un certo senso violenta lo spettatore perché lo costringe a subirla. Tu vedi una cosa, vedi un nudo, e quello, anche se tu non vuoi vederlo, ti entra dentro. E ti tocca, perché l'immagine la subisci, la parola non puoi che sceglierla. Io scelgo di ascoltare, posso anche stare, o come quando, come anche la lettura, uno sceglie di ascoltare quello che sta leggendo. E avere fiducia che il pubblico completa lo spettacolo. Noi portiamo in scena una cosa che non è finita. Si finisce nella testa dello spettatore, e questa è la potenza del teatro. E probabilmente se una ricostruzione, un rinizio deve esserci, secondo me, almeno la cosa che io mi porto a casa da questo spettacolo, che sento che Ronconi ci ha dato in mano, è di non avere paura che la parola è l'essenza di questo patto, ma anche sociale. E ripartire da qua, dal fatto che io, se dico casa, tu la pensi casa, anche se io non te la faccio vedere. Ed è la cosa che ci differenzia dagli altri mezzi. Questo penso che sia l'insegnamento poi più grosso che io, Fausto, mi porto a casa, e vabbè, basta. Molto questa immagine di un'idea di una
direi di una galleria di forme teatrali che si incontrano nella Lehman Trilogy, di espressività, di storie recitative diverse. Mi affascina molto e mi pare molto evidente nello spettacolo. Veniva adesso a Francesca Ciocchetti e a Laila Fernandez, perché rappresentano, io ho trovato i loro personaggi interessantissimi, perché sono il negativo, la controprova, se fosse stata necessaria una prova, che è una storia assolutamente patriarcale. Siamo in un territorio di uomini, di leggi maschili, di regole maschili, di scontri maschili, e le donne sono eventuali, nel senso che questo non è naturalmente il loro lavoro, che è fondamentale, ma è in qualche maniera anche un pezzo di storia culturale del Novecento che viene fuori attraverso questo vuoto del femminile, che si esprime o nel rito casalingo, come la moglie di Philip, che è stata scelta appositamente con una regesto di straordinario, proprio perché dovesse calibrare tutta una serie di qualità, ma soprattutto che fosse mansueta, insomma, abbastanza controllabile, e quindi o nei riti familiari, oppure diventano delle figure persecutorie nell'intimità familiare. E non mi stupisce affatto, anzi ho trovato molto interessante che fosse sempre Francesca a tornare. Peraltro è un segno tipicamente roncognano, addirittura già dai tempi del John Gabriel Borman, insomma, le due gemelle, le figure identiche che tornavano come appunto elemento persecutorio sempre ricorrente. E quindi invece Laila è la signora Goldman, un altro affaccio su un'altra famiglia di cui intuiamo, insomma, qualche destino, forse in qualche maniera analogo, almeno in questa prima fase. Volevo chiedere appunto a voi un commento su questo silenzio del femminile, a questa storia di non storia di donne, ecco. Ma sì, mi ricordo le prime prove cominciarono un po' le cose che mi terrorizzavano di più di Luca, no? Che mi proponi? Lì già immaginavo che sarebbe cominciato il delirio, nel senso di dire, di solito quando era che mi propone, fammi vedere un pochettino, che io poi, come dire, tolgo e becco. Però già, alla fine finivi scarnificata e finalmente usciva fuori quella figura là precisa. Però ora non voglio toccare ovviamente cose più personali e mie osservazioni sui rapporti di Luca col femminile o cose del genere. Io credo che ci sia stata una grande obiettività di osservazione di questa parte assente. Cioè, nel senso che la persecuzione, oppure il fatto delle donne che stanno a guardare, o delle donne che subiscono, o delle donne che costruiscono fondamentalmente dei mostri che sono i loro figli, non essendo uno spettacolo di psicologia, e non potendolo essere, ma essendo, non so come spiegare, uno spettacolo creato su fatti personificati. E quindi, come dire, non c'è niente di personale, bisogna arrivare a ciò che è accaduto oggi, e questo lo comincia Massimo e arriva fino ad ora. Ora, non poteva essere ovviamente un discorso sulla psicologia femminile o un discorso, poteva solo che essere una relazione ben precisa sulla connivenza che le donne hanno avuto in questa tragedia, in questo processo, perché non può non esserci stata una connivenza. Quindi questo ovviamente non è un atto d'accusa, non è uno spettacolo, le mie parti non sono atti d'accusa con avete, però c'è quella delicatezza del negativo, molto, che lui mi ha passato, che lui ha cercato di passarmi, che ho trovato profondamente elegante, perché
Era molto difficile parlare delle donne in uno spettacolo di uomini. E quindi è come se nell'assenza, nel togliere, lui abbia invece creato questi fantasmi, queste figure totalmente che parlano e ripetono e basta. Per esempio il mio modo di recitare, che mi aveva molto colpito quando mi faceva fare Ruth Lamar la prima, questo scivolare le parole, andare avanti, l'incontro, tutto va avanti. Quello dentro di me, poi io ho detto, ma perché la sta facendo così? Cioè, nel senso, con Luca sono sempre stata abituata a lavorare molto, in maniera molto diversa sulla parola, però lì era giusto perché fondamentalmente era questo fantasma che piano piano si trasformava in un mostro persecutorio, quindi non poteva avere psicologia, non ha niente, è una figurina che appare, colpisce e va via. E anche nel modo di presentarla, un punto di vista proprio della, questo per me poi sono tutte cose, come hanno detto loro, che scopri dopo, dici sì, era giusto così, grazie. E quindi niente, nel senso che sono stata contenta di esserci, questo sicuramente, figurati, è una grandissima mancanza, nient'altro che questo. Molte grazie, molto bello. Alludere appunto con grande eleganza e delicatezza appunto a un'assenza, a un silenzio delle donne in questa storia. Ecco, Laila, anche Fernandez, che è signora Goldman. Sì, e appunto sono la signora Goldman nello spettacolo che appunto appariamo con Francesca all'inizio della seconda parte. E abbiamo una scena brevissima in cui, prendendo un tè e dei pasticcini, diciamo delle cose atroci sugli ebrei, insomma, di quegli anni, e Ronconi definiva quella scena, mi attacco a quello che Francesca ha appena detto, necessaria, seppur brevissima, e l'ho sentito dire una volta, e proprio per il motivo di cui parlava lei prima, cioè noi dovevamo restituire quel tipo di atmosfera, quel tipo di clima, di terrore, di... E sono emozionata. No, è stato, colgo l'occasione per dire che è stato... Io Roncone l'ho conosciuto a scuola, ho avuto questo onore di conoscerlo nei 3 anni di scuola ed è stato il mio primo spettacolo con lui, ultimo ma soprattutto primo. Ed è stato bellissimo poter sia collaborare ma anche assistere a una creazione bellissima con attori pazzeschi. Sì, abbiamo ancora il tempo per sentire la testimonianza di Fabrizio e di Denis, che fanno due personaggi stupendi. Fabrizio Falco è alla visione dall'alto, forse anche grazie al suo cognome riesce a sorvegliare dalle altezze del filo. Intanto volevo chiederti, è la prima volta che ti trovi appeso a quell'altezza? Ecco. E poi anche naturalmente anche a te la domanda su... io ritengo che poi dopo, se passi subito la parola anche a Denis quando hai concluso, naturalmente trovo che ci sia una relazione espressiva molto forte tra voi due, cioè la tua caduta e la sua ascesa siano correlate anche sul piano proprio visivo del costume, della una certa accentuazione grottesca che loro non hanno, per esempio, che i fondatori non hanno. Ecco, volevo chiedere anche a te una testimonianza sul tuo... Ma io sarò brevissimo. Allora, in questo tipo di cosa non mi è mai capitata. Infatti, nel senso, il primo giorno di prove, come dire, ho cercato immediatamente di capire che tipo di cosa voleva fare lui nei miei confronti, perché
detto, come lo faccio sto coso che cammina, cioè come le dico queste battute? Infatti il primo giorno lui è stato fantastico, perché alla prima lettura ha detto, siccome io ho paura di questo tempo, io ero tranquillo perché nel primo tempo entro dopo un'ora e mezza, mentre il secondo comincio io, e quindi ero tranquillo, ho detto si partirà dalla prima parte. La prima cosa che ha detto, siccome ho molta paura di questo testo, partiamo dalla seconda parte. Io c'avevo questi che mi guardavano tutti, ho detto insomma c'avevo un po' di ansia, e nessuno aveva mai letto questo testo, quindi era proprio la novità assoluta, quindi senza rete. È un po' stato così all'inizio, fino a e lui subito mi ha massacrato, appena ho capito che tipo di strada voleva fare, ho fatto una proposta io, e sostanzialmente quello che io faccio, per strano che possa sembrare, è tentare di restituire con la parola qualcosa che è un'immagine, quindi uno che mentre parla sta facendo una cosa, no? E deve stare attento a quella cosa che sta facendo, e quindi da questo viene una certa dilatazione delle battute. Però mi colpiva la sua cura rispetto a questo personaggio, che credo sia nel testo, ma è facilmente associabile a un'immagine di tante cose, no? La borsa, l'equilibrio della borsa, l'economia che sta sempre lì per crollare, la nostra vita di tutti i giorni, l'equilibrio che ci vuole per fare questo testo, negli attori, quello di cui parlavano loro, no? Questa capacità di avendo dei paletti, ma dove tu devi stare un attimino attento a non fare passi falsi, come dice Philip nel testo, cioè, e quindi questa, come dire, questa metafora del filo, credo che lui ci tenesse, perché vedeva in quello anche una metafora del tipo di spettacolo che stava facendo, secondo me. Molto, molto bello, molto giusto, mi pare molto puntuale questo commento di Fabrizio Falco. E per ultimo Denis Fasolo, con un personaggio fra i miei preferiti, cattivissimo, tu ne fa due, ma nel primo sei un po' più di profilo, insomma ritagliato meno. Invece lì davvero è una specie di locomotiva impazzita Glucksmann, e in cui il grottesco ormai esplode completamente. Sì, insieme a Raffaele Esposito, che non c'è, facciamo certo. Questi due personaggi. No, io volevo solo dire, salutiamo intanto gli attori che devono andare per tutto il parrucco della recita di questa sera, e subito diamo la parola all'ultimo intervento. Solo non so, una cosa forse che può essere curiosa, perché per me è stata l'unica esperienza con Ronconi, non lo conoscevo, ho fatto quest'unica cosa, quindi sono arrivato lì con la curiosità che credo che chi magari conosce, no, ha visto i suoi spettacoli, può avere un punto di vista simile al vostro, diciamo. E la cosa che mi ha colpito molto di lui, oltre a, vabbè, era l'onestà intellettuale e la pulizia intellettuale, non so come dire, cioè poteva benissimo, io molto tempo non provavo, no? Perché è piccolo il mio personaggio, quindi molto tempo dice, approfitto, sto vicino a lui e vedo il genio al lavoro, insomma è molto interessante, e a volte mi veniva la curiosità di dire, siccome non riesco a tenere la bocca chiusa, dicevo, lui stava lavorando, poteva benissimo dirmi, senti Fasolo, stai zitto, no? E invece la cosa che mi ha colpito tantissimo, che vedeva che la mia, credo fosse, cioè capiva che era sincera come a passione, no? Perché credo amava chi aveva passione per le cose. E mi rispondeva. E mi rispondeva sempre, anche non dandomi la cosa più forte, a volte anche mi diceva aspetta, poi te lo spiego. E magari poi ci pensava e poi me lo diceva. E questa cosa mi ha colpito molto, di una persona. Questa grandezza e questa, cioè tante volte nel teatro si incontrano persone che fanno i misteriosi, no? Poi magari vai avanti e scopri che tutto quel mistero in realtà non nasconde niente, anzi a volte è qualcosa anche non tanto bello. Invece lui aveva proprio questa
questa onestà, questa forza e questa e questo anche questa voglia anche di rispondere a uno che magari, cioè, a uno come me che era solo appassionato di teatro e voleva conoscere delle cose. Questa cosa mi ha veramente colpito tanto. Questa cosa qua, basta. Andiamo allora all'incontro, grazie infinite davvero per queste testimonianze, tutte preziosissime, insomma, e a chi non ha ancora visto l'Alevandro Village, mi raccomando, non perdetelo. Lo spettacolo è al Carignano fino a domenica. Un grandissimo grazie alla generosità della compagnia del Piccolo Teatro che è venuta al gran completo, anche se qualcuno ha dovuto precedere la fine di questo incontro per andare al Trucco e Parrucco. Vi diamo appuntamento per il prossimo incontro mercoledì prossimo con Gabriele Lavia, che interpreta L'uomo dal fiore in bocca al Teatro Carignano. Arrivederci dunque mercoledì prossimo ore 17:30.